Quindi devo trovare il modo di mettermi nell'arca e per farlo devo andare all'avventura là, credo. Take a look around the room. Must be something here that can help us. Ah, allora forse c'è ancora qualcosa? Qua ho letto tutto, sì. The arc doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. Beh, dipende, io no. Qua era solo per la simulazione. E che devo fare, Catherine? What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in modern frameworks. Of course. Could you get inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Let me try. C'è il rischio contaminazione radiazioni, ma sono una macchina, non è che rischio di friggermi? Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? L'altra scansione, l'ultima volta non è andata bene. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into? Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Mens sana in corpore sano. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Io però ero convinto che il... cioè mi ricordavo questo discorso del cadavere rivitalizzato da Wow, dal gel strutturale, quello che cazzo è. Mi ricordavo che il nome del cadavere era quello che avevamo già incontrato, Louise Mouron, quello che cavolo era. Allora invece quel nome è semplicemente associato all'Omnitool, ok. Vuoi portare questo arco come backup? No, that wouldn't work, this is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Come potrei mai? No, ok, direi di farla finita con questo scherzetto, anche perché adesso è da un po' troppo tempo che le cose sono pacifiche, quindi mi ricordo che c'è qualcosa di terrificante dietro l'angolo. E non posso andare in giro a fare l'epete con sto coso in mano. Quindi forse non è il luogo più adatto dove lasciarlo, ma chissà mai un giorno gli alieni arriveranno sul pianeta Terra e vedranno sta base e niente, troveranno sto reggiseno. E ora devo prepararmi psicologicamente al terrore. Iniziamo già con i suoni atmosferici.
Esattamente. Non c'è un tu sei qui? No. No, manca un chip, evidentemente. Something's missing. Stromeyer! Brad, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Ah, quindi il Juan originale è morto. Beh, credo proprio. Hanno messo tutto per impedire a Wow di seguire il gruppo che è andato a lanciare l'arca, anche se non l'hanno veramente lanciata alla fine. Mi sono chiuso la porta in faccia. Sarah, how the hell are we gonna make sure the ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Beh, pacchetto di dati, un par di zebre. È quel che rimane dell'umanità. Ho sentito dei passi. Sto cercando di capire se erano solo nella mia testa, però. No, qua è tutto di scena. La legge del più forte. Cazzo sta succedendo là fuori? Ok, posso andare di là o... Lì è chiuso. Direi di mantenermi verso questa zona per ora. Posso rompere il vetro però. Deposito. Oh, un'altra vittima, anzi altre due. Vorrei davvero uccidervi, ma purtroppo non posso. Spero solo di non fare troppo rumore. No, il problema non è che ho fatto troppo rumore, è che quel coso non è abbastanza duro. Sta incazzato. Oh, cazzo, è lì. Oh, San Patrizio. Cazzo, questo posto è enorme. Oh, è aumentata la musica. Vuol dire che mi ha visto. Oh, come cazzo ha fatto? No, 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 no,
Ho paura, ma mi sento coraggioso. Se succede qualcosa di brutto, e succederà qualcosa di brutto, non strillerò come una bambina. Io non strillerò come una bambina. C'è una vocina in testa che mi dice di controllare, un'altra che mi dice di suicidarmi invece. Eh sì, vabbè. Mi ha visto, vero? No, dai, non me lo dite. Ammazzami. No, 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 no. Oh. Oh. Eh sì, certo. Bei piedini che c'hai. Non ti incazzare. Che cosa dovrei fare io adesso? Salvato da una lavagnetta. Mi spiegate come cazzo faccio io a esplorare? Tu non hai visto niente? Non mi vedere. Come cazzo dovrei esplorare tutto questo con questo coso che pascola qui? Ah, fantastico, sono venuto qui solo per una sessione di diapositive inquietanti. Bello, molto rilassante, mi ci voleva proprio. Ah, in questo momento. Ok. Cazzo, è qua fuori. Forse no. Mi era sembrato di aver sentito i passi. Respiri profondi. Cosa è successo qua? Esperimenti su Wow. Sala esami. Vi supplico, ditemi solo che quel coso non può aprire le porte. Che diavolo è successo qua? Terry Akers, chief factor at Delta, first assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reported to die, unconscious, in water. Akers has clearly been consuming large amounts of starting to go.
tell how this has affected his health beyond the obvious number. And if it somehow causes him to go down the line. Oh cazzo! Ho aperto la porta! No, 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 Dio non esiste. È palese che Dio non esiste. Io non ce la faccio. Io non ho in me la forza per fare questi giochi di merda. Senti, togliti dal cazzo. E a quanto pare è Akers. Fottutissimo, malato, esaltato, si è imbottito. Wow, c'è di gel strutturale. E levati dal cazzo. Questo apre pure le porte. Fate leggere in santa pace sti cosi almeno. Akers, sono dei peggiori casi che abbia mai visto e probabilmente è tutta colpa sua. Si è accecato e si è intasato l'interiore con il gel strutturale. Sarebbe un miracolo se si svegliasse dal coma. Mi ha fatto ripensare a quell'assurda storia di Art su quello che è successo a Lambda. Forse vuoi davvero capace di cambiare e ricostruire il corpo. Ma questo è il più recente, poi gli altri sono a ritroso. Considerate circostanze, Art sembra di discreta forma, solo livido, una lieve ipotermia causata dalla lunga camminata, è stata l'unica a tornare e questo rende difficile convalidare la sua versione dei fatti. Chun. Ah, ha 37 anni a quanto pare. Come al solito Chun è laconica e fa del suo meglio per sfuggire agli sguardi. Non vuole rimanere qui, ma Strohmeyer richiede un'altra valutazione. La Chun non è ostinata né disonesta, ma preferisce non parlare se non ce n'è bisogno. Si rapporta difficilmente con le persone, compresi i dottori. Catherine Chun ha un carattere debole, è la vittima perfetta per soprusi e sopraffazioni altrui. È un topolino spaventato e non voglio agitarla. Quindi ce ne restiamo seduti in silenzio a passare il tempo. Conrad è morto, si è fritto il cervello con un... quello che è? Dopo la neuroscansione per Ark. Chiaramente un altro fanatico della continuità che si è ucciso per prendere posto su Ark. Chiaramente un altro idiota. E vorrei poterti aiutare. Ci sono cose che strisciano nei condotti. Qui ci sono già stato. Qui no, però. Strohmeyer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing?
worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. E sappiamo com'è andata a finire. Un casino di dati qua. Eger non è solo, almeno tre creature proxy, controllare e sigillare porte, scendere al piano di sotto, una vetta per Omicron. Tutti quelli morti, tipo, o dispersi. Cose da fare: sopravvivere al progetto ARC, impedire alle persone di ammazzarsi a vicenda, mandare via C e la squadra. Ci sarà Catherine, penso. Tenere la gente al sicuro, godersi il resto dell'apocalisse. Tutti bloccati. Disabita, chiusura le porte. Controllo chiavi, nessun chip inserito, cazzo. Messaggi sicurezza, allarme comunicazioni, danneggiato. Allarme hangar macchine. In seguito a una grossa fuoriuscita di gel strutturale, WoW ha preso il controllo del Donbat. Imposta quarantena per evitare ulteriori sviluppi. L'ultima cosa che ci serve è un'altra macchina parlante. Posso sbloccarle tutte? Ah, questa è sbloccata. L'unica bloccata a quanto pare è questa. Controllo Omega, dove c'era la macchia di sangue. Avaria nel sistema, limiti di chiusura attivi, risorse rimaste. Ah, posso chiudere. La stanza dove sono io come si chiama? Posso chiudermi? No, 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 no. Cazzo, forse se chiudo qualcos'altro va in quella direzione? No! Oh! Io gioco al computer. Ammazzami, ammazzami, muoio felice. Deposito non c'era niente. Sala riunioni c'ero stato. Sicurezza è dove sono io adesso. Potrei barricarmi dentro. Laboratorio medico c'ero stato. Anche sala esami era davanti, ufficio del dottore, sì. Sala riunioni è dove c'erano le diapositive, credo. Questo è l'ascensore che devo cercare di prendere. Io sono venuto da qui, credo. Non ho visto involucri. E quello davanti. Ok, senti, senso dell'orientamento, devo chiederti un grosso aiuto. Sento passi, però. No. Qui.
Brandon One. Beh, pare che abbia lottato prima di andarsene. Dammi il chip innanzitutto. Rigor mortis. Sorry about before, Brandon. Sorry we couldn't let you rest in peace. Lo so, è brutto. Ci sto passando anch'io, è brutto. Sta facendo il giro? Sa tanto che è lì. Sì. Questo vuol dire che ho tutto il tempo per tornare. Forse posso anche prendermi il lusso di correre. Cosa? Cosa? Come fa a sapere? No vabbè, Dio non esiste. È la riconferma ennesima. Oh! E io sto qui e contemplo. Ma gli effetti acustici di questo gioco mi fanno chiamare il 118. Io non ce la faccio. Ok. Ero talmente nel panico che non ho pensato a questa cosa di chiudermi dentro. Controllo chiavi, vediamo. Aggiorna chip connettore. Ok, e adesso che cosa posso farci? Ah, posso metterlo nel pannello. È questo che mi serve, no? Il chip. Sì, è la parte mancante. Ah, meno male si è salvato il gioco. Adesso pure è tutto buio, vi venisse l'ebola. Vieni, vieni. Puoi pure venire, tanto è tutto bloccato. Questa non la puoi aprire manco tu. Rotto, schifosissimo, schifo. Oh, lui è entrato. Aspetta, aspettate. Posso tipo... No, no. Cazzo, sarebbe il top riuscire a chiuderlo dentro una stanza. Non lo sento. Sta cosa... Oh. Sei proprio orribile. Giuro che se fanno che è in grado di aprirla, mi incazzo. Io sono pronto a incazzarmi. Può pure uccidermi dopo, ma io devo tirare giù i santi dal paradiso. Tu 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 tu. Io sono nella security. Appena uscito, tutto in fondo fino alla parete, poi me lo troverò.
alla sinistra. L'uscita è qui. Tutto giù. Finché non lo troverò sulla sinistra. Dovresti andarti a chiudere in qualche cazzo di stanza per farmi un favore. Va proprio nel corridoio dove devo andare. C'è un corridoio parallelo, ma magari poi me lo trovo davanti. L'altro corridoio è un po' più complicato per il mio cervello impaurito. Anche da non impaurito avrei problemi. Senti, tanto il gioco mi ha dato pure un checkpoint, mi sento audace. Nel peggiore dei casi strillo come una femminuccia. Però che cazzo, eh? È affezionato a sta porta, non so che dire. Io non ci volevo venire in questo cazzo di posto. Ho solo fatto una scansione cerebrale. Aveva detto sarà come fare una foto. Cazzo, mai più foto in tutta la mia vita, né in questa né in altre future prossime. Basta. E che cazzo, continua a sbagliare. Ah, ma qui è chiuso. Morirò. Morirò. Lo so, lo so, lo so, è brutto morire. No, inserisci sto. Sì, stai alle mie spalle e mi ammazzi. Però non è giusto, che cazzo. Dove diamine sono? Ok, senti, riproviamoci, ti supplico. Apriti. Apriti. No. Dimmi che sono immortale mentre ascolto l'audio. Chiudere il morsetto pannello. Ditemi che sono immune. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just have to be the hero, you bastard. Good luck, sir. È dietro di me, tipo. Vai, apriti, apriti. Oh, Gesù! Vai, entra. Cazzo, credo proprio di averlo bloccato. Giuro che se non è così mi incazzo. Oh sì, fottiti! Per non rischiare non corro perché i giochi sono infinitamente stronzi. Oh, sto chip del cazzo con le linguettine. Strilla quanto ti pare.
manutenzione che roba c'è? Forse niente, devo andare direttamente alla stazione trasporti. Almeno mi sono liberato di Akers. Te pareva. E non posso neanche chiedere aiuto a Catherine. Aiuto. Oh no, 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 eh. Oh. Almeno sono ancora vivo. Non mi dite qui ci sono altre schifezze, dai, non me le merito. Mi servirebbe una cura sicuramente. Ha una navetta. Cavolo. Qui è chiuso. Non mi piace affatto. Non mi piace affatto e voglio una cura. Che cosa? Da dietro? Ma voi siete stronzi! Io sento un rumore e penso che venga da dietro! Ma mi sa che non sono morto? Mi sa che era una cosa proprio del gioco? Sì. Non me la ricordavo. Oh? Ah, è tutto nero. It's okay. No, non va bene niente. It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course, but... What happened? Ok. Oh, sono intrappolato in una di quelle schifezze. Mi ha ammazzato, mi ha messo in uno di questi bozzoli schifosi di wow. Per alimentare. E adesso qui è giallo. Non hai avuto la mia stessa fortuna, mi dispiace. Peccato non ci sia l'opzione di uccidere queste persone. Se possibile lo farei per aiutarle. Oh. C'è qualcosa. Sì. Questo è un proxy però. Quindi mi fa stare più tranquillo. Basta non fare rumore. Tutto estremamente buio.
sì, vicolo cieco. Altre porte ci sono. C'è quella alle mie spalle. Ah. E luce fu. Più o meno. Cazzo. Non c'è niente e su neanche. Che bella la vita, eh? Hanno fatto questa zona proprio così apposta, piena di vicoli ciechi. Si apre pure le porte, che bravo. E io devo pure seguirlo. Assurdo. Prego, vada prima lei. Percepito? Sì, mi ha percepito. Ah. Vabbè, almeno adesso si è allontanato. Posso curarmi. Addio. Ma non mi dite che mi riporta... No, questo credo sia un altro pezzo. Sia un'altra sezione. Sì, ma continua a non vedersi un... Cazzo! Mi sa che qui c'è un altro comunque di proxy. Proprio là dentro. Sì, ha pure aperto la porta. Vediamo che cosa c'è di bello in questo stanzino. Non si vede nulla. Nulla di niente. Mi sa che anche qui devo continuare a scappare tramite condotto. Una serie eterna di imprevisti e deviazioni, questo viaggio verso l'arca. Mo' basta però, eh.
Se non vedete un cazzo, sappiate che è la mia stessa identica situazione, eh. E ora esce da lì. La nota diceva almeno altri 3 proxy. Non ho fatto niente, non ho fatto rumori. C'è un oggetto che posso prendere in caso per fare rumore, no? A me era spenta la mia torcia, cazzo! Rumore! Veniva da lì, l'ho sentito anch'io! Da lì, da lì! Quella direzione! Fottiti, fottiti però. Cioè, vedete le cose che mi fanno incazzare nei giochi? Io non ho fatto rumore e lui mi ha sentito. Ho fatto rumore dall'altra parte e se n'è fottuto. Ora devo starmene qui con la vista sbiadita, aspettare che lui se ne passi, sperando che non venga dove sono io. Ora viene da me, vero? Vedete? Vedete? No, vabbè, vabbè. Vaffanculo. Ecco, vaffanculo da quella parte. Un cazzo di aborto di coralli e organi umani. Dentro. Che c'è qua dentro? Scusatemi. Non mi dite che è un vicolo cieco. No, vabbè, questo pezzo è stato progettato da Satana. Chiuso. Eh sì, fottiti. No, è cascato qui, ma dai. No, vedete, non ha senso. Non ha senso, sto coso è progettato proprio malissimo. No, questo è lo stanzino di quello cieco, a quanto pare. Sono proprio in uno stato comatoso. Qui è rosso perché? Classe alimentazione, ricaricare batteria di servizio.
Oh. Ah, va fatto. Come cazzo funziona? Cioè non si capisce un cazzo di come funziona. Voi non avete il mouse in mano, ma giuro che è alieno. Non si capisce che cazzo di senso vorrebbero tu facessi. Le frecce proprio non aiutano. Che caspita vuol dire quel coso? A destra, a sinistra, ti venisse il cancro. Addio. Ah, forse non la migliore delle idee, ma almeno mi sono liberato di qualcosa. Accidenti, mi trovo. Quanto sono lontano da Omicron. Beh. Ah. Sì, mi sento abbastanza confuso. Forse devo saltare lì. Beh, ho perso un po' di vita, ma... Ah, sì. La mia droga. Non so che cosa fa questo coso, ma il gioco non mi lascia altre scelte. Oh, vaffanculo. Oh. Mm.
Mi hanno sciacquonato tipo cesso. Beh, mi sento molto più al sicuro qui che là dentro. Va bene, io mi prendo una pausa, un appuntamento dal cardiologo e niente, poi riprenderemo in compagnia di questo tizio, a quanto pare.